E adesso invece dal Messico, da questi ricordi lontani, torniamo al presente, torniamo in Europa per raccontarvi un'altra avventura del nostro Mister Low Cost, che questa volta, visto che tanto uno inizia già a immaginare l'estate, cosa potrò fare quest'estate, inizio a sognare dove posso andare, ma comunque devo spendere poco, questa volta ci porta, sapete dove? Ad Atene. Seguiamo Davide Scarcella. Ciao ragazzi, oggi mi trovo ad Atene. Proverò a visitare la città cercando di non spendere troppo, al massimo 250 euro. Ce la farò? Vedremo. Fame. Sì, ma io non posso muovermi. Andate voi. Vi raggiungo. Forza. Davide, che vuol dire che non puoi muoverti? Ti sei trasformato in una statua greca? Dai, su. Portaci a vedere questa magnifica città, una delle più antiche del mondo. Sono pronto, Licia. Il mio viaggio ad Atene inizia con una vista dall'alto, giusto per rendermi conto della sua immensa grandezza. Sono in cima al Monte Licabetto, una collina alta quasi 300 metri sul livello del mare, che si trova al centro della capitale greca. L'ho raggiunto in taxi spendendo 3,50 euro dal mio hotel a circa 2 km. L'ultimo tratto bisogna però farlo a piedi, molto lentamente. Ma almeno in compagnia di qualche amichetto. Bravo Davide, hai scelto bene la compagnia. Hai ragione Licia, in viaggio scegliersi gli amici giusti è molto importante. Da qui ammirare Atene e la sua storia è piuttosto semplice. Quello laggiù è il Tempio di Efesto. Lì c'è lo stadio Panathinaikō e di fronte a noi il cuore della capitale, il Partenone, che sorge sull'Acropoli. Oltre al magnifico panorama che la collina offre, c'è anche questa piccola chiesa tutta bianca. È la chiesa greco-ortodossa di San Giorgio. Sembra che fu un monaco a costruirla, intorno al XIX secolo, sui resti di un'altra vecchia cappella abbandonata. All'esterno c'è un ristorante molto carino dove potersi rilassare con Atene ai propri piedi. Io però ci passo solo per raggiungere la teleferica, che per 4 euro, attraverso una breve galleria, mi porterà dritto nel quartiere Kolonaki. Pochi passi ed eccomi in piazza Sintagma, la piazza della Costituzione. Qui mi fermo per osservare uno dei cerimoniali più particolari d'Europa. Copricapo in panno rosso, con nappa di seta nera, scarpe in pelle rossa, con pompon nero, giarrettiere nere e... curiosi, molti curiosi, armati di fotocamere e non di fucile. Loro sono gli Euzoni, i soldati scelti dall'esercito greco che stanno a guardia del monumento al Milite Ignoto. Ad attrarre turisti non è solo la loro particolare divisa, ma soprattutto la cerimonia del cambio della guardia. I movimenti sono così lenti e coordinati da sembrare quasi un balletto. Lascio la piazza e vado alla ricerca di un posto dove poter assaggiare qualcosa di tipico. Ecco la famosa insalata greca e la moussaka, una specie di parmigiana di melanzane, il tutto a 13 euro. Qui vicino, in piazza Mitropoleos, sorge la cattedrale di Atene, costruita nell'arco di 20 anni, tra il 1842 e il 1862. Solo entrandovi si può ammirare la sua vera bellezza. Le pareti sono ricche di affreschi e decori, resi ancora più suggestivi dalla luce che penetra dall'esterno. Davide,
Hai visto quella piccola chiesa lì accanto? Lo sai, vero, che per i viaggiatori la curiosità è la dote più importante? Come sempre hai ragione, Licia, mi hai davvero incuriosito. Vado! Nota anche come piccola cattedrale è una chiesa bizantina che venne costruita verso la fine del XII secolo sulle rovine di un antico tempio. Nel 1841 venne persino usata come biblioteca nazionale, per poi essere riconsacrata come luogo di culto cristiano circa 30 anni dopo. Mi dirigo adesso verso l'Arco di Adriano. I tempi per attraversare la strada, però, sono un po' lunghi, decisamente lunghi. Quindi, nell'attesa, faccio un salto all'Acropoli per ammirare da vicino il Partenone e, scendendo, mi fermo a mangiare uno spuntino tipico greco, la pita. Ok, adesso sono pronto per attraversare. Ma no, non è possibile, ancora! Lasciato il traffico alle spalle, eccomi finalmente all'Arco di Adriano, un arco monumentale realizzato nel 131 d.C. dagli Ateniesi proprio in onore dell'imperatore Adriano. Da qui inizia il Free Walking Tour, il giro della città, molto economico, accompagnato da una guida turistica locale. La prima tappa è lo Zappion, uno dei palazzi più belli di Atene. Dipinto con i tradizionali toni ricchi di ruggine e circondato da un colonnato a due piani, era stato pensato per i campionati di scherma dei Giochi Olimpici del 1896. Oggi ospita eventi e cerimonie, sia pubbliche che private. Camminando lungo la via che lo costeggia, mi ritrovo a passeggiare su un vero e proprio scavo archeologico in mezzo alla città. La guida spiega che si tratta di terme romane, realizzate tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C., scoperte durante lavori per la metropolitana. Davide, ma lo sai che le prime Olimpiadi in Grecia risalgono addirittura al VII secolo a.C.? Certo ne è passato di tempo da allora. Comunque sto giusto andando allo stadio che nel 1896 ospitò invece i primi giochi olimpici dell'era moderna, il Panathinaiko. Il biglietto per entrare costa 5 euro, ma ne vale decisamente la pena se si ama l'atletica. Costruito nel IV secolo a.C., è conosciuto anche con il nome di Kalimarmaron, perché è realizzato interamente in marmo. Continuando il tour per Atene, arrivo ai Giardini Nazionali, nel cuore della capitale, dove è possibile prendersi una rilassante pausa dai ritmi frenetici della città. La mia attenzione cade su queste antiche rovine adagiate per terra, così la guida ci mostra il modo in cui oggi vengono usate. Realizzato intorno al 1840, il parco ospita 500 diverse specie di piante provenienti da tutto il mondo, ed è in mezzo a questo verde che termina il mio primo giorno ad Atene. Davide, anche oggi è proprio una bella giornata. Approfittane per fare un salto sulla costa, al Pireo. Lì c'è il porto più grande della Grecia e uno dei più grandi al mondo per il transito dei passeggeri. Grazie del consiglio, Licia. Vado a prendere la metro. Aspetta, ma cosa sono tutte queste bontà? Devo assolutamente fermarmi un attimo. Dopo questa ricarica, arrivo alla metro. L'occhio mi cade subito sul contrasto tra il vecchio e il nuovo, perché la metropolitana d'Atene è un mix di modernità e storia. La stazione di Sintagma, poi, è un vero e proprio museo gratuito con opere d'arte ed esposizioni archeologiche che mettono in mostra i ritrovamenti fatti durante gli scavi per la costruzione della metropolitana. Dopo circa 30 minuti di metro, eccomi arrivata al Pireo. Da qui partono navi e traghetti diretti sia verso le numerose isole dell'Egeo, sia verso rotte internazionali. Non mancano anche locali vista mare, dove rilassarsi con gli amici. Davide, ma che fai? Prima ti abbuffi di dolci e panini e poi ti metti a fare ginnastica sotto al sole? In effetti, Licia, mi sentivo un po' pesante. Così ne ho approfittato per provare questi attrezzi messi qui a disposizione di tutti. Qui le spiagge sono equipaggiate con ogni tipo di diversivo, campi da calcetto, da beach volley e persino piscine.
passeggiata lungo la costa ed è già il momento di andare. Con il Pireo che si allontana, faccio ritorno ad Atene. Decido di concludere il mio viaggio nella capitale greca visitando quella che forse è la sua vera anima, il quartiere di Exarchia. Nel corso degli anni 60 e 70 è stato il centro culturale della capitale. È qui che viveva la maggior parte degli artisti, poeti e scrittori greci di quel periodo. In seguito è diventato famoso anche per essere il quartiere anarchico e oggi ospita gran parte degli studenti per la sua vicinanza con il Politecnico. Ciò che rende questo quartiere inconfondibile sono i graffiti, i murales che ricoprono le pareti di gran parte degli edifici. Exarchia è anche un quartiere ricco di caffè e taverne tradizionali, per questo decido di fermarmi qui per la cena, che pago 12 euro. A proposito, sarò riuscito a non sforare il budget che mi ero prefissato? Pa 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 p